Agli ordini del signor Trevisan della sezione di Mestre si gioca la sfida tra Nereto e San Buceto galvanizzato dalla cura Savini, 2 vittorie su 2, 7 gol fatti, 0 subiti per una squadra al secondo posto della classifica. Il Nereto si gioca le ultime chance per provare ad agganciare il treno playoff. Comincia bene la squadra di De Feudis al 5° cross di Lazzarini, sponda aerea di Calderaro per una torsione di Matteo Capocasa che non va a bersaglio. Bene ancora il Nereto, guadagna un calcio punizione interessante. Sorci si incarica Lazzarini al 22°, vola Dedeo che si rifugia in angolo. Ribattuto in angolo il tentativo di Florimbi alla mezz'ora, prima opportunità del San Buceto, questa punizione ben calciata da Lalli che sfiora la traversa, ma 2 minuti più tardi al 37° si invola Criscolo che è fredda di Giuseppe con un destro di estrema giustezza per la rete del vantaggio del San Buceto. Cinico il San Buceto di Savini che chiude avanti il primo tempo. Buono l'approccio del Nereto ad inizio secondo tempo, e Antonacci ad andare vicino al bersaglio grosso su azione di calcio d'angolo, poi sostituzioni, entrano Tomassini e Nardone per le due squadre. Il gol del pari arriva su calcio di rigore, Tarquini rimette al centro una palla che sbatte sul braccio di Selva Allegra, distanza ravvicinata ma netto il tocco di braccio per Trevisan e calcio di rigore. Lazzarini con grande freddezza porta il punteggio sul 1-1. Nereto continua a giocare bene, ottime trame, manca soltanto la via del gol qui alla mezz'ora. Lazzarini per Antonacci, di un soffio non arriva l'ex di turno. Al 34° Calderaro e qui non si capiscono Lazzarini e Zetti, spostato in avanti a caccia dei 3 punti da mister De Feudis. Tarquini si invola verso la porta del San Buceto, ottima difesa del 3-3, potenzialmente pericolosissimo. Entra nei minuti finali Bellini, scodella un gran traversone, Calderaro e Zetti non arrivano all'appuntamento. Il San Buceto oggi è squadra molto cinica e all'87° si porta in vantaggio, gran palla in mezzo di Selva Allegra per Alessio Criscolo che anticipa l'avversario e deposita nel palo lungo dove non può arrivare Di Giuseppe, doppietta personale di Criscolo, 16ª marcatura stagionale, colpo del San Buceto che continua a vincere portandosi a meno 6 dal Chieti. Abbiamo giocato con la seconda in classifica, forse meritavamo addirittura di vincere, l'abbiamo persa, però più o meno l'ultimo periodo ci dice così, il calcio va così, non ci puoi far niente, devi solo lavorare e fare bene la prossima partita, però noi sia tutto lo staff e i ragazzi non abbiamo da rimproverarci nulla, almeno per quanto riguarda l'ultimo periodo. Vincere non è mai facile, quindi sicuramente sapevo di avere una squadra forte, quando è un campionato che conosco a memoria, però non immaginavo mai di avere già una squadra così pronta, quindi non è stato facile. Oggi è stata una partita difficile, con una squadra forte che non meritava di perdere. Noi siamo stati bravi nel primo tempo, nel secondo tempo siamo scesi molto. Fortunatamente siamo riusciti a trovare il gol del 2-1 e questo un po' ha chiuso la partita. Il calcio che io faccio da tanti anni, purtroppo sono diventato vecchio, quindi ho vinto campionati persi e perso campionati vinti, quindi nel calcio c'è mai la certezza fin quando non c'è la certezza matematica. Sicuramente il Chieti è una squadra forte, cercherà di recuperare in questa settimana, poi domenica ce l'andremo a giocare e vinca la squadra più forte.